Oggi primo giorno di scuola in 9 regioni. Scuola al via in Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto. Sul posto il nostro direttore Alessandro Giuliani. Eccoci qui, Istituto Newton di Roma. Il primo giorno di scuola tornano gli studenti in classe a svolgere attività didattiche. Parliamo oggi in Italia di circa 3 milioni e 900 mila studenti. Il Ministero ieri ha fornito i dati riguardanti anche le assunzioni. Sono stati immessi in ruolo circa 59 mila insegnanti, 12 mila ATA, e è stato predisposto anche il contingente in deroga per il sostegno, molto corposo, superiore alle 87 mila unità. E oggi inizia la scuola, c'è tanta voglia di tornare in classe, c'è tanta attesa. Cercheremo di capire attraverso alcune testimonianze dei genitori, dei presidi, come si approccia questo evento, quali sono le aspettative e soprattutto i ragazzi come stanno vivendo questo momento molto importante, quali sono le problematiche, se effettivamente la sicurezza è uno dei temi di cui si è parlato tantissimo durante l'estate. Ci sono state molte discussioni, per ultima quella sul Green Pass obbligatorio, allargato anche ai genitori, se basta per evitare, scongiurare il ritorno alla DAD che tante problematiche ha dato. Quali aspettative avete voi genitori rispetto a questo anno scolastico? Allora, sicuramente l'aspettativa più grande è quella che i ragazzi riescano a vivere la scuola in presenza, visti gli ultimi anni passati. E per noi genitori questo è fondamentale, perché la scuola ha bisogno della vicinanza dei ragazzi e dei professori. Quanto è stata dura e sofferente la situazione del Covid vissuto a casa e con la DAD? È stata sofferente, anche perché, torno a ripetere, è mancato proprio l'approccio con gli amici, con i professori, e quindi è stata durissima. E pensa che l'attuale organizzazione che si è data alla scuola, con vaccinazioni del personale docente ATA e con la prossima sperimentazione dei test salivari, sarà sufficiente per frenare e arginare il Covid? Io credo che sarà importantissimo, che comunque è stato fatto quello che poteva essere fatto. Più di questo credo che per il momento non possiamo chiedere, quindi insomma, sono abbastanza sicura. Lei è mamma di un figlio, una figlia? Un ragazzo, e primo anno. Cosa le ha detto stamattina? Era emozionato, però era contento di tornare a vedere, insomma, coetanei.